clown, mica te ci mettevo, bello mio. Mi sembra esagerato. Ah sì, un po' eccessivo. Allora, Zano. Devo essere sincero. Facciamo le persone sincere. Mi sono visto un po' di tier list per vedere come le affrontavano gli altri, perché io quando faccio queste cose ho un po' paura di sembrare stupido. Il problema è che molto spesso sembro comunque stupido. Basta spam di Crispiango. Grazie. Grazie. Meno spam di Crispiango, più sub con Amazon Prime. Cassa Loca, grazie per l'euro, bello mio. Goosebump, grazie per i 4. Zano, ragazzi, è qui. Ragazzi, la gente metteva Zano S o top del top, super top. E la loro cosa era questa. 20.000 spettatori, tantissimi sub. Lo mettiamo subito nel migliore coso. Make, grazie per il Prime, benvenuto. Ma ti giuro, avevo un cancro addosso quando sentivo questa cosa, che mi dava proprio fastidio. Mi dava fastidio. Perché... Ma che tier list ti sei visto, Andy? Pure alcune de gente veramente con tipo 40 spettatori. Perché mi spuntano tra i correlati, sì. Alla fine non è che se mi guardo se mi guardo quelle della gente con meno spettatori, allora significa che valgono di meno. Tanta gente glielo metteva così. Locone, grazie per l'euro, sei la mia felicità, addirittura. La verità è che io mi sono provato a tenere, alle volte non ce la faccio. Gente che conosco da tanto, dico anche la mia sulla... sull'amicizia, se sono amici miei lo metto in mezzo. Però mi sono provato a tenere abbastanza soggettivo, però nell'insieme della persona, che di quello che fa e non fa. Ma di quello. Cioè, perché se tu dici Zano lo metto S perché c'ha i numeri, sembra che tu de Zano non sai che di. Come fai a non sapere che di de Zano? Allora, rapporto con la chat migliore di Twitch Italia, senza ombra di dubbio. Poi memes ne crea incredibilmente. Ha un pazzesco naso. Che gli volemo dire? E chi c'ha il naso grosso è sempre il più bello. Chi c'ha il naso è un bel ragazzo. Seconda cosa. Poi Chill. Io sono sicuro che tante persone non se lo guarderebbero Zano su FIFA, con tutto il rispetto, cioè, se lo guarderebbero quell'oretta in meno, se lui non creasse un alone di chill nelle streaming sue, con le musiche, con la scelta delle musiche. E quella è una cosa importante, raga. Pure le musiche sono importanti nelle streaming. Cioè, non è che è una delle cose stupide. Cioè, e poi c'ha una personalità, sì. Cioè, che Zano, quando se tu te vedi Zano non su FIFA, fa ride, è simpatico, prova sempre a immergersi con la gente che se lo guarda. Cioè, è vero. Non è che è amico mio. Michelina, se non t'ho visto Lost, perdonami. Non odiarmi, non te l'ho proprio visto. Stavo forse facendo lì cose che mi era crashato tutto. Giagione, grazie per i 100. Check. Cioè, ne puoi dire a bizzeffe di Zano. Ne puoi dire a bizzeffe. E la cosa è che si è pure fatto la gavetta. Perché non è che mo vedi Zano e dici c'ha sempre avuto tanti numeri. Zano c'ha avuto pure pochi spettatori e sempre uguale streamava. Sempre qualità ha portato. Poi col tempo si è ancora migliorato. Però l'unico problema, porta FIFA. Porta solo FIFA. È che non lo sa. Quanto io odimo tutti. Ma che pensate che noi il Marzone non lo insultavamo perché portava solo Fortnite? Io Zano non lo posso insultare perché porta solo FIFA, perché ci fa dei numeri che non hanno senso.
E sarebbe il primo, sarebbe un coglione a non portare sinceramente FIFA con i numeri che gli fa. Ma perché non dovrebbe? Però, e io glielo dico sempre, io gli ho detto st'estate ti va a morire FIFA, perché FIFA una certa mezzo che decede, perché che cazzo se devono inventare quelli dell'EA? Ma porta qualsiasi altro gioco, zi. Non ti dico che fai gli stessi numeri, però zi. Ma tanto c'è, a gente che te se seguiva i walkthrough su Zano II, perché li facevi, perché Zano è sempre stato, io l'ho sempre detto, uno che i videogiochi li vive in una maniera incredibile. Io gli ho sempre detto che quando fanno i beta tester dei videogiochi, uno di quelli dovrebbe essere Zano per le case, perché è veramente uno che te fa, cioè se fai il gioco bello proprio la casa produttrice sta tipo, è tutta felice per quanto lo vede preso uno come Zano. Cioè qualunque gioco che porta lo porterebbe bene. Quando c'hai la sicurezza che uno streamer ti porta bene qualsiasi cosa, allora puoi, sia lo streamer che tu che lo guardi, puoi dire io sono soddisfatto di quello che sto guardando, sono soddisfatto di me stesso se sono lo streamer. E sinceramente, portare solo FIFA, se come ho detto per alcuni, pure Yoshi e Justice anche, è un downgrade perché è solo FIFA, però allo stesso tempo è un upgrade perché comunque ci devi avere due palle enormi per portarlo. Pensa tu le palle che ci devi avere per portarlo con 20.000 spettatori, 10.000 spettatori, 15.000 spettatori fissi in Weekend League, che è la cosa più tumorale del mondo, e c'hai dall'altra parte delle persone che ti si aspettano e che fai l'Elite One e che fai sempre le partite fatte bene e che c'hai la rosa di un certo tipo. Cioè, con Zano il discorso FIFA è un po' diverso. E per scadere, magari scado un po' nel banale, sì, però va in clown. Sì. No, è un clown, ragazzi. È un clown. Vince i tornei di Peggol solamente quando non c'è il pepe. Vince i tornei di Peggol solamente quando non stream. È un clown, è un coglione. Prendi il cazzo su FIFA. Nella mia prima maratona prendi il cazzo su FIFA, su palla matta, e si va a cambiare tutta la squadra. Non vince una trickshot race dal 15-18. È un clown, signori. Mi dispiace. È riuscito a rovinare il momento. È ciò che mi riesce meglio, signori. No. Per non magari scado un po' nel banale, però boh. Mi sento di dargli una S a Zano, sinceramente. È una S che è tutto tranne i numeri che fa. Gli darei la S anche se faceva 1.000 spettatori, sinceramente. Però sì. Almeno st'estate, Gri. Quando FIFA non avrà completamente nulla da darti, dai agli altri il resto che sai dare, perché lo sai dare veramente bene. Come mi hai dato a me il cazzo tante volte quando sei venuto qui a casa mia. È il pollaio. Ah sì, so capito, sono i polletti fritti. Buoni. Sono buoni. Ah, e tu non hai capito, zì. Guarda un po'. Che te pensi che ci sta nel panino? Guarda. Ah, zì. Una fracca di pollo. Perché a me mi piace una fracca e il pollo. Non puoi capire, zì. Mi fa impazzire il pollo così, tutto bello fritto. Bellissimo. Sì, panino. Buonissimo, signori. Ciao, Gri. Vabbè, Gri, era worth, dai. Almeno non te lo dico solo nel privato, te lo dico anche pubblicamente. Sto mangiando da 7 ore perché sto parlando tanto. Allora, vabbè, ma dove stanno? Perché ancora non... Niente.
Ha fatto tutta sta cosa per farsi donare altre 100 sub, ma non sa ancora non arrivano. Si è buggato Twitch. Grazie per il messaggio, grazie del Prime, grazie per il messaggio. André, grazie per l'euro, bello mio, grazie. Giagione, grazie per i 40, veramente. Marcolone, grazie per i 100. Mister, mi fai uno spammino, un goloso spam di Amazon Prime? Chi, grazie per i 2 mesi, bentornato in stalla. Allora, oh, questa è la mia tier list. Mi dispiace un po' che sia andata a farsi fottere. Che cosa vi devo dire? Mi dispiace tantissimo che sia andata un po' a farsi fottere. Fate un'unione, o magari la faccio io. La faccio io e poi la metto nelle storie di Instagram. Che cazzo, che stracazzo ne so. Un'analisi su di me. No, un'analisi su di me non la faccio, raga. Non mi pare il caso. Oggi era sugli altri. Non mi pare nemmeno il caso di fare tipo il sondaggio per dove mettermi con voi. Perché o mi mettereste S o mi mettereste clown. Non ci sarebbe una via di mezzo. Quindi, no, oggi non voglio parlare di me, grazie. Ma poi quello che devo dire di me già lo sapete, sinceramente. Sono la persona con la più bassa, con il più basso grado di autostima. Riconosco il fatto che ci stiamo da tanto tempo e quindi spacchiamo. Però è difficile che riuscirei a dire delle cose belle sul mio conto. Pastor, grazie per i 100, bello mio. E niente. Grumo ignoto, grazie per i 2. Bentornato in stalla. La faccio in tutti i vlog di norma, dove quando rispondo nelle domande. Domande che escono sempre su Stallions TV. E l'abbiamo finita, ragazzi. È stata molto... Vorrei un'onesta opinione sul fatto... Sul se sono abbastanza uscito decentemente. Nel senso, come vi sono sembrato? Troppo... Cioè, ho dato una visione abbastanza... Cioè, non come dire... Ho sembrato un tumore. Sono sembrato uno che... Ragionava ogni persona. Felix, grazie per il Prime. Benvenuto in stalla. Onesto. Vabbè, meno male, è quello che ho. Aria di serietà. Azz. Tranne la Zarin. Mi dispiace che ho visto tanti che facevano Danny A. Perché Danny A? Ma a me forse perché lo seguo veramente da tanto tempo, ragazzi. Veramente da tanto tanto. Tanta gente non c'era? Perché non è una lista fatta da me, perché non sarei manco capace di farla una roba del genere, non ci avrei mai la voglia. L'ho presa direttamente, ho già ringraziato e ringrazio di nuovo Ryzarz, che ha fatto questa cosa, l'ha messa praticamente per tutti che la possono fare tramite il sito. Ce n'erano un po' di più, ma andando ad aggiornare ce li siamo persi, amen. Falcone, grazie per i 3 mesi, bentornato in stalla. Bentornato, bello mio. Stacchi mo, Giammo. Io avevo dato al Fazzone un... Ho detto al Fazzone ci saremmo beccati su Tekken, ma il Fazzone mio dirà, perché il fa io... Non l'ho scaricato Tekken, regà, non l'ho scaricato.